Un classico del teatro del Novecento, rivisitato in chiave moderna e riportato in scena. Si tratta di Casa di bambola di Henrik Ibsen, già nell'elenco delle memorie del mondo dell'UNESCO dal 2001 e che da oggi fino a domenica 17 aprile sarà in scena al Teatro Mercadante di Napoli. L'adattamento, firmato da Raffaele La Capria e affidato alla regia di Claudio Di Palma, manterrà le tematiche principali dell'opera. Un'occasione questa per far riflettere ancora oggi sul diritto che ciascuno ha di scegliere liberamente il proprio destino. Ne raccontano la storia e le modifiche apportate al testo originario il regista Claudio Di Palma e lo scrittore Raffaele La Capria. Noi abbiamo cercato di trasformarlo quanto meno possibile. Ci siamo fidati assolutamente della riscrittura, dell'adattamento di La Capria, che già di per sé stesso vuol dire una trasformazione importante, sostanziale, come abbiamo più volte definito, chirurgica, che sicuramente ha tolto tutto un retaggio, un autocompiacimento un po' tipico dell'Ottocento. Ho cercato di togliere a questo testo tutte le lungaggini che appartenevano allo stile dell'epoca, che era uno stile ottocentesco, e siccome noi viviamo in un'epoca dove la velocità si è imposta, ho cercato di dare una certa velocità corrispondente al nostro tempo a questo testo.